Sono ufficialmente iniziati i dialoghi di Trani ad aprire la 23esima edizione della rassegna, che quest'anno ha scelto come tema quello dell'accoglienza due volti iconici e pluripremiati del giornalismo televisivo, come Sigfrido Ranucci, prima giornalista d'inchiesta a Rai News 24, poi autore e conduttore della trasmissione Report di Rai 3, e Giovanna Botteri, già corrispondente Rai dei fronti caldi come la ex Jugoslavia, l'Iraq, l'Afghanistan e poi dal 2007 dagli Stati Uniti, Pechino e infine Parigi. Riflettori puntati sulla libertà di stampa e sullo stato dell'informazione in Italia. Lo stato dell'informazione in Italia è medio. Potremmo fare meglio, molto meglio, ma potrebbe anche andare peggio. Si parla molto di libertà di informazione, qui a Trani si parla di libertà di informazione. Io credo che sia una battaglia, quella della libertà di informazione, da fare tutti insieme, giornalisti e fruitori dell'informazione, perché è una battaglia per la libertà e per la democrazia e deve essere una battaglia di tutti. Ecco, riguardo la libertà di informazione, se volesse dare un consiglio a chi si approccia ad incominciare questa professione, quindi agli aspiranti giornalisti, cosa potremmo dire? È molto difficile, perché credo che per i giovani che sono precari, che sono ricattati sul lavoro perché il lavoro è poco e così, la pressione sia fortissima. Ecco, quello che posso dire è resistete a questa pressione, tenete duro. È una società che in questo momento più che altri sta vivendo un problema di libertà di stampa, ma non per controllo politico sull'informazione, per tutta una serie di leggi che stanno per essere approvate, sono state approvate, che ci porteranno verso l'oblio di Stato. Sto pensando al carcere per i giornalisti che pubblicano notizie illecitamente raccolte. A me rimane complicato pensare a dei colleghi che facciano i ricettatori o facciano gli spacciatori di notizie illecite.